Nel giugno 2019 la community italiana esplose d'ira nei riguardi di Netflix per aver affidato l'adattamento italiano di Neon Genesis Evangelion a Gualtiero Cannarsi, una delle personalità più discusse nel mondo dell'adattamento e del doppiaggio italiano. Ora, un anno dopo il caso soprannominato Evaflix, il colosso streaming ha posto rimedio, caricando sulla piattaforma un ridoppiaggio non più diretto da Fabrizio Mazzotta e da cui è stato escluso lo stesso Cannarsi. Com'è questa nuova versione? Scopriamolo insieme. Il ritorno di Neon Genesis Evangelion sul piccolo schermo è stato uno degli eventi più attesi dai fan italiani, poiché si tratta di un'opera immortale ed emblematica. La scelta di Netflix di ridoppiare interamente l'anime per vincoli contrattuali con il precedente doppiaggio fu un vero e proprio azzardo. E così, già dai primi minuti dell'episodio 1, fu evidente la volontà di Gualtiero Cannarsi di ricostruire l'intero adattamento secondo un'ottica, a detta sua, più conforme all'opera originale, come non era stato possibile eseguire ai tempi del doppiaggio targato DINIT. Il risultato fu clamorosamente disastroso, al punto tale che Netflix dovette intervenire per rimuovere l'adattamento nostrano e sottoporlo a un'attenta revisione. Incaricati della nuova versione, dunque, figurano la dialoghista Laura Cosenza e il nuovo direttore, Roberto Stocchi. Anzitutto, sono state apportate modifiche in merito alla terminologia, dove l'unità prima è tornata ad essere Leva 1 e lo stato di furia è nuovamente definito modalità Berserk. In ogni caso, i cambiamenti più sensibili hanno toccato, come prevedibile, la stesura dei dialoghi, in cui l'intero processo di riadattamento è stato definito da Laura Cosenza come la sua più grande fatica. Niente più frasi articolate o termini militari desueti come recalcitranza, ma espressioni scorrevoli per favorire la comprensione della scena. Inoltre sono stati rimossi i suffissi e le regole nipponiche, in modo tale da occidentalizzare i nomi di persona attraverso la lettura cristallina delle vocali. Ad esempio, il pilota dell'unità Eva 2 non verrà più pronunciata come Asuka, come consuetudine del paese del sollevante, bensì semplicemente Asuka. In conclusione, Netflix ha mantenuto le promesse come ci auguravamo, distribuendo finalmente un prodotto che adesso suona come compiuto e pronto alla visione. Pertanto, se l'anno scorso l'intera polemica vi ha scoraggiato dal dare una possibilità a uno degli anime più belli di sempre, ora non avete più alcun impedimento. Per chi invece ha già avuto modo di conoscere il capolavoro di Hideaki Anno nella sua edizione passata, allora troverà in questo adattamento un forte senso di nostalgia, ma allo stesso tempo una storia indimenticabile, pronta per essere riscoperta dal punto di vista di un nuovo ottimo staff.